creare un piatto di mia invenzione. L'ho chiamato l'errore dell'artista. Certo che già non è incoraggiante. L'ho chiamato così perché... Sì, vabbè, dai, io c'ho fame, servi. Dai, non fare il maleducato. No, ma in fondo hai ragione. È meglio che prima mangiate, anche perché sennò poi si raffredda. Ecco a voi. Tu raccontaci di come hai inventato questo piatto. Sapete, io sono una delle più brave marmiste e sono nota anche in tutta Europa, soprattutto per la mia capacità di mescolare i colori. Uso molto anche lo zafferano ed è per questo che vengo chiamata zafferina. Molti mi prendono in giro e mi dicono che finirò per mettere lo zafferano anche nel risotto ed è per questo che ho voluto provare. Fantastica storia, ma non è che c'è mica un altro po' di risotto? Che sfacciato! No, sono contenta che ti sia piaciuto. Ecco il risotto. Però attenta a non mangiare troppo perché è meglio di ancora venire. Questo è un dolce di mia invenzione, ma non ha ancora un nome. Provate ad assaggiarlo, così magari me ne suggerite uno. Io ho un'idea geniale, lo chiamerei Paffarello. Avevo pensato anche a qualcosa di simile, ma non mi convince. È sempre il solito spiritoso. Ma dai, ma chiunque capirebbe che questo è il classico panettone. Cosa vuol dire che lo capirebbe chiunque? Ma no, niente, lascia stare. Piuttosto, raccontaci tu come hai fatto ad inventare questa favolosa ricetta. Era lo scorso Natale e avevo lavorato molto per impastare pane e focaccia, ma stavo lavorando molto anche per fare questa torta con zucchero, uova e uvetta, per darla al cardinale, che mi aveva aiutato molto durante la poste. Ah, sì, l'ho letto nei Promessi Sposi. Dove? Ma niente, lascia stare. Comunque, in quel caso si trattava del cardinale Federico Borromeo. Federico? Ma il cardinale si chiama Carlo Borromeo. Non ti preoccupare, vai avanti col tuo racconto. Mi si rovesciava lo zucchero e le uova sulla pasta del pane. E ormai quello che era fatto, così misi tutto in forno e venne fuori questa torta. Beh, un ottimo risultato, direi. Ma poi lo consegnasti al cardinale? Certo, è stato un momento molto commovente, anche se in realtà ne mangiò solo un piccolo pezzo. Infatti non è un gran mangione, dicono che per cena mangi solo pane e acqua. Deve essere davvero un personaggio singolare. Prima hai parlato della peste, che metodo ha adottato durante l'epidemia? Innanzitutto non scappò come fecero molti altri signori, e poi non aveva paura del contagio e girava tranquillamente. E infine fece la messa nelle piazze, in modo che tutti i malati potessero partecipare. Caspita, mi piacerebbe proprio incontrarlo. Beh, penso che non dovrei aspettare molto. Dicono che domani verrà a fare visita al cantiere. Speriamo bene. Ehi, ragazzi, ma che ne dici se lo chiamiamo Panettone? Bella, buona idea! Io resto dell'idea che Paffarello è meglio. Ma smetti.